Pedalavo, mi infilavo tra buche e conette rischiando di spezzarmi la schiena, ma non frenavo. Il cuore mi esplodeva, i polmoni mi bruciavano. Ho preso un dosso e mi sono ritrovato in aria. Sono atterrato male. Ho strusciato un piede a terra e ho tirato i freni, ma è stato peggio. La ruota davanti si è inchiodata e sono scivolato nel fosso al lato della strada. Mi sono rimesso in piedi con le gambe che mi tremavano e mi sono guardato. Un ginocchio era sbucciato a sangue. La maglietta era tutta sporca di merda. Una striscia di cuoio del sandalo si era spezzata. Respira, mi sono detto. Respiravo e sentivo il cuore placarsi, il fiato tornare normale e improvvisamente mi è venuto sonno. Mi sono sdraiato. Ho chiuso gli occhi. Sotto le palpebre era tutto rosso. La paura c'era ancora, ma era appena un bruciore in fondo allo stomaco. Il sole mi scaldava le braccia gelate. I grilli mi strillavano nelle orecchie. Il ginocchio mi pulsava. Quando ho riaperto gli occhi, delle grosse formiche nere mi camminavano addosso. Quanto avevo dormito? Potevano essere 5 minuti, come 2 ore. Sono salito sulla scassona e ho ripreso la strada di casa. Mentre pedalavo, continuavo a vedere il bambino morto, che si sollevava e stendeva le mani verso di me. Quella faccia scavata, quegli occhi chiusi, quella bocca spalancata continuavano a balenarmi davanti. Ora mi appariva come un sogno, un incubo che non aveva più forza. Era vivo. Aveva fatto finta di essere morto. Perché? Forse era malato. Forse era un mostro. Un lupo mannaro. Quel bambino lo tenevano incatenato sotto una lastra coperta di terra. Piantala con questi mostri, Michele. I mostri non esistono. I fantasmi, i lupi mannari, le streghe. Sono fesserie inventate per mettere paura ai creduloni come te. Devi avere paura degli uomini, non dei mostri, mi aveva detto papà un giorno.